La discussione di stasera anch'io la prendo per dire che è l'ultimo bilancio di questa amministrazione comunale. Siamo in Consiglio Comunale, ritengo che sia una discussione più utile. Io credo che noi in questi 5 anni abbiamo contato con la città per quanto le risorse ce lo consentissero, e la criticità dei bilanci di questi comuni sono state in questi anni descritte in attenzione per questo Consiglio Comunale non ci ritorno. Per questa città, in questi 4 anni, abbiamo fatto 53 milioni di euro di investimenti. Ne avremmo fatti di più se le condizioni di bilancio fossero state più adeguate. Quest'anno, l'ultimo anno, le condizioni di bilancio sono assolutamente pessime, lo sappiamo tutti. Le proteste contro il patto di stabilità del governo hanno attraversato il paese, hanno attraversato tutte le parti politiche. E noi ne subiamo le conseguenze, speriamo che in questi giorni accada qualcosa di nuovo, ma sicuramente se ciò accade sarà per piccoli numeri. Allora, quando noi andiamo a ragionare dello sviluppo della nostra città, è indispensabile guardare, perché Empoli sta assumendo un ruolo importante non solo all'interno del circondario, ma in questo sistema toscano dove Empoli è un punto guardato con molta attenzione. Avremo la necessità di affermare con una forza più forte di quella che abbiamo, che la nostra città è una città che cresce e che per crescere ha bisogno di un ammodernamento infrastrutturale che le condizioni attuali non ci permettono di fare. Questa è la discussione della appuntare sul Consiglio Comunale. Non rincorrere i fantasmi di discussioni che sono già state fatte e che nella sostanza, soprattutto per quello che riguarda i rapporti legati alla politica, stanno qui ma nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, saranno definite non dentro questo Consiglio Comunale ma nei giusti e corretti rapporti che legano la politica, e quindi i rapporti normali che ci saranno e che ci dovranno essere all'interno delle forze politiche. Dico questo perché vorrei che non si sottraesse proprio nell'ultimo bilancio l'attenzione alle cose che ci rimangono da fare e quelle che possiamo fare. Allora io credo che noi dobbiamo mettere al centro del nostro progetto degli ultimi mesi 2 o 3 cose importanti. Io come prima mossa metto il termine al bus, 1.300.000 euro, al sistema della metropolitana, il sistema della mobilità della nostra città, e credo sia un elemento assolutamente importante per far crescere Empoli nelle sue funzioni. L'altro punto, vado rapida, metto tutto il sistema scolastico, a partire dalla crescita di quei 7.000 studenti che tutte le mattine vengono ad Empoli, e quindi la necessità e l'urgenza di continuare a seguire la crescita del nostro polo scolastico di Via Raffaele Sanza. Poi, insieme a questo invece, c'è quello che riguarda più direttamente noi in scuola. La Leonardo da Vinci, finanziata, con quei pochissimi 7 milioni e mezzo complessivi che avremo, da opere pubbliche e piccole opere, 7 milioni e mezzo complessivo, quando ne siamo stati nelle condizioni di spendere 12, 13, 14 milioni negli anni passati. La Leonardo da Vinci, il 06, la scuola di Montaezza, la nuova scuola di Marcignano. Se questo non è mettere al centro la crescita della nostra città, e in questo caso ci metto la crescita dei nostri piccoli cittadini, credo che si perderebbe tra l'altro una di quelle tradizioni fondamentali della nostra città, che è quella che la sicurezza e la qualità delle nostre scuole è da sempre stato il punto centrale del governo di questa città, quindi non solo di questa amministrazione, ma di tutte le amministrazioni che l'hanno preceduta. Io credo che questi siano punti nodali. Io non sottovaluterei, lo rimetto al centro, noi lo diciamo tutte le volte, che l'elemento della novità della sanità locale è l'altro elemento che fa la differenza tra l'Empoli di prima e l'Empoli di oggi. Non è merito nostro, è merito di quelle ultime generazioni di sindaci che hanno scommesso sul futuro di questa città e che ci hanno investito politica, ci hanno investito un progetto e nello stesso tempo hanno legato la città.
principali con le cose secondarie. Le cose principali sono la salute, le cose secondarie sono eventualmente qualche parcheggio, qualche centinaio di metri di differenza rispetto a dove vorremmo e desidereremo parcheggiare. Perché i careggi ha parcheggi molto più lontani di quanto li abbiamo noi, sicuramente Pisa ha parcheggi molto più lontani di quanto li abbiamo noi, ma la qualità che noi abbiamo bisogno è quella della salute dei cittadini, non di fare 50 metri più o meno a piedi. Noi in questa idea di città che cresce, in questi anni abbiamo progettato e stiamo definendo l'avvio dei lavori sui sottopassi delle ferrovie, sulla nuova 429 che è il prossimo giorno di partirà, sul ponte dell'Arno che sarà definito il cantiere nei prossimi giorni e sul sovrappasso che collega la zona industriale della Terra. Cose programmate da tempo, bene, vuol dire che ora si arriva a mettergli le gambe e a trovare il modo anche di vedere costruire. Ne dico solo in fila, perché di queste discussioni ne abbiamo ragionato spesso in questo Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale è il luogo principe dove si decidono le politiche di azione del Comune e credo anche che ci siano le condizioni per, alla fine di questo mandato amministrativo, di fare un consuntivo al netto delle risorse che noi abbiamo, che ci fa uscire con l'esperienza di questa maggioranza, l'importante esperienza di questa maggioranza, dove ogni partito ha fatto la sua parte, dove ogni amministratore ha messo la sua esperienza, le proprie capacità e anche le proprie attitudini. Io do un giudizio positivo del lavoro che noi abbiamo fatto insieme, perché è una novità per Empoli fare una maggioranza così composita e nello stesso tempo è un grande risultato di Empoli portare a fine di questo mandato amministrativo numeri di interventi pubblici oltremodo significativi. Lo dico non perché si dice alla fine di un mandato amministrativo, lo dico perché sono convinta che noi da quando siamo entrati e quando usciremo, questa amministrazione lascerà anche opere importanti per la città. Io credo peraltro e mi auguro che molti, e li amo tutti, gli attori che hanno composto questa maggioranza si ritrovino nella prossima maggioranza amministrativa. Perché questa esperienza credo che sia stata un'esperienza utile per tutti quanti. Io da questo punto di vista ho un rammarico, che è quello di aver provato, escluso il primo bilancio, in molte occasioni a provare a fare dei passi di avvicinamento su qualche politica e anche su qualche su qualche azione. Lo abbiamo fatto l'anno scorso quando abbiamo ragionato a più tavoli della riorganizzazione del personale e delle opportunità che ci dava la finanziaria dell'anno scorso. In modo informale era stata una proposta che ho fatto direttamente al consigliere Marcuccini, la mia disponibilità peraltro su quella rapida conversazione anche apprezzata, se posso dire, da parte di Marcuccini di ragionare anche nell'ultimo bilancio del Comune. Poi non ci sono, non c'è stato seguito perché abbiamo ragionato io che ti disse in corridoio quello che dicevo, come ero stato zitto, benissimo. No, e abbiamo così tu ti dico che tu dicevi in corridoio. Facciamo finire il ciclo. No, come vuoi con così la diretta? No, è la seconda relazione, con l'intervento, tu uscita, personale, inserire i dati bilanci, si può aspettare un ciclo di tempo. Benissimo, io appunto la mi sento, perché che tu mi hai detto di un ricordo? In quell'occasione, la mia disponibilità a vedere le linee del bilancio anche con la coalizione. Poi non abbiamo dato seguito a questo confronto, lo dico al Consiglio Comunale perché è stato un elemento che secondo dal mio punto di vista apriva, diciamo così, l'opportunità di fare una